col passare del tempo, alla mia generazione va dato il merito di aver esplorato molto, quando al tempo in cui nei negozi i nostri strumenti neanche c'erano. E siamo stati informatori commerciali per i nostri negozianti, per i nostri sponsor. Abbiamo testimoniato l'esistenza o la possibilità dell'esistenza di strumenti e prima che i nostri sponsor e i nostri negozianti conoscessero l'esistenza di alcuni strumenti. E così c'è stata una sorta di corsa, ma non una corsa alla quale nessuno ha partecipato per correre, però è stata, come si dice, un concorso fra musicisti, fra percussionisti, che hanno messo a disposizione del mondo le loro invenzioni. Alcune invenzioni hanno avuto successo e sono state riconosciute, altre no. Io per esempio ho inventato per primo, lo so, mi dovete credere sulla parola, ma non avrei problemi ad ammettere il contrario. Ho inventato questo duo. Con questo duo, Carligno Brown, tempo dopo che io avessi suonato anche su un disco questo set, un disco di una cantante che si chiama Marta, fece un disco solo. In questo disco suonavo questo set perché per la prima volta prevedeva un groove costruito con cassa e rullante, dove la cassa e il charleston erano fatti dal cajon. Bisogna dire che quando si suona il cajon bisogna sempre tenere presente che questi suoni separati sono uniti da questo. Non so se si sente in questa registrazione, bisogna sopportare il lutto di non avere nella registrazione tutta la meraviglia del suono che c'è dal vivo, se no saremmo schiavi dei microfoni, invece dovremmo essere schiavi, felici delle nostre orecchie, della sensazione corporea del suono che abbiamo intorno. E quindi, unendo la possibilità di questa corda con questa corda, abbiamo un succedaneo, un sostituto del charleston che ci permette di unire questi due suoni in qualcosa che fa groove, in questo modo.